Questa sera al Grand Palais ospiterà l'evento più atteso dell'anno, la sensazionale sfilata del famoso stilista Gabriella Grest. Un evento di tale portata richiama ospiti prestigiosi. Il sindaco di Parigi, André Bourgeois, assisterà alla sfilata con sua moglie, l'autorevole e stimatissima critica di moda. Sul serio, Marinette, è perfetto così com'è? Ah, Tiki, non lo so. Mi sembra il cappello più brutto del mondo e Adrien dovrà indossarlo di fronte a tutti quanti. Ce l'avrà con me per il resto della sua vita, non ho per niente talento. E stasera se ne accorgeranno tutti quanti. Sei una stilista grandiosa, Marinette. Inoltre, se il tuo cappello fosse davvero brutto, perché Gabriella Grest lo avrebbe scelto per la sua sfilata? E se si accorgeranno che è una piuma di piccione sintetica e non una vera, penseranno tutti che faccia pena, no? Hai fatto bene a sostituirla. A causa di quella sua allergia, Adrien starnutirebbe lungo tutta la passerella. Hai ragione. E poi non ho tempo per fare dei cambiamenti. La sfilata inizia tra... Oh, oh no! Ora parti di nuovo! Presto, Dicky! Eccola che arriva, la regina internazionale della moda, la direttrice della rivista Style Queen, Audrey Bourgeois! Anthony, André, sii gentile, licenzia l'autista. È assurdo che Gabrielle permetta al suo staff di guidare così. Sì, è assurdo! Oh, certamente, Audrey cara. Oh no, quella è Audrey Bourgeois! Chi? È solo la più severa critica di moda del mondo. Non sapevo venisse anche lei. Che cos'è questo tappeto? È di tessuto? Perché il tappeto rosso non è fatto di marmo come avevo chiesto? Sei licenziato. Ridicolo, assolutamente ridicolo. Sicuramente odierà il mio cappello. Sono sicura di no. Forza, Marinette, Adrien ti sta aspettando. Audrey, come recita lo slogan della tua rivista? Se è di buon gusto, lo trovi in Style Queen. Allora, cos'è di buon gusto quest'anno? A giudicare da come sei vestita, tu non ne hai idea, mia cara. Per tua informazione, il trend di quest'anno sono i glitter. Glitter? Non ci sono glitter sul mio cappello, questo è un disastro! In quanto redattrice di Style Queen, trascorri molto tempo a New York. Deve essere bello poter stare con la tua famiglia qui a Parigi. È molto felice di vedermi. A proposito, mamma, ho un pensierino per te. Clara, Chloe, che cos'è questo? È un regalo! Oh, quella carta regalo è ridicola, assolutamente ridicola. Sei licenziata. Oh, cara, ti prego, non puoi licenziare Chloe, è nostra figlia. Audrey, quanto pensi di rimanere a Parigi? Spero il meno possibile. Grazie! Questa sfilata potrebbe essere la più importante della carriera di Gabriella Grest, come dimostra la presenza di Audrey Bourgeois, il famoso stilista di moda che non appare mai in pubblico. Sarà presente? Rimanete con noi per scoprirlo, non perdete... Dove stai andando? Hai sentito, Audrey Bourgeois, no? Adrien non può indossare il cappello, non ci sono i glitter, non è affatto di tendenza. Ah, eccoti qui, Marinette. Ti stanno aspettando. Ah, ma in realtà io non... I camerini sono da questa parte, forza, sbrigati. Ah, ok. Mamma! Audrey! Regina della moda. Io sono Papillon. Ti è stato negato un trono che era tuo di diritto. In quanto regina della moda, ora sarai in grado di vendicarti di quei disastri di stile che ti hanno mancato di rispetto. Capiranno chi è la regina, Papillon. Tutto bene, Marilè? Sfilata di moda senza la regina dello stile, glitteralmente inaccettabile. È una cosa normale, non sono mai stata a una sfilata prima d'ora. Dov'è quell'ingrato di Gabriella Grest? Pretendo che si inginocchi davanti a me. Mio padre non è qui. E allora se quel disastro di stile di Paparino non è qui, mi dovrò accontentare di Agrest Junior. Sei licenziato. Adrien! Oh, abbiamo un problema. Adrien! Non abbiamo scelta. Regina della moda, devi sconfiggere le divaghe Chanoir il prima possibile. Ma dov'è Marinette? Questa regina della moda ha fatto un gran passo falso. Licenziati! Audrey, cara!
Cara, ti prego, poni fine a questa follia! Licenziato! Mamma! Claudine, Chloe, non chiamarmi mamma! Io sono regina della moda! Vuoi essere licenziata anche tu? No, 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 assolutamente no, regina della moda! E poi, non ti serve un assistente? In effetti ho licenziato la mia assistente stamattina. Sicuramente un incapace, assolutamente incapace! Va bene, ti prendo in prova! Regina della moda! Il tuo costume è davvero atroce! Il look a coccinella è così fuori moda! Ma lo yo-yo tornerà molto di moda quest'anno! Sei un paio di taglie troppo piccola per battermi, Ladybug! Dopo, tanto non ne vale la pena. Non è un'idea totalmente insensata. Queen Wasp, io sono Papillon. Ladybug e Chat Noir non ti vogliono come loro amica, quindi tu diventerai la loro nemica più potente. Nessuno ci è ancora riuscito, ma tu riuscirai sicuramente a sconfiggerli perché sei eccezionale. In cambio, dovrai impossessarti dei loro Miraculous. Puoi contare pure su di me, Papillon. Vedrai, insegnerò loro a rispettarmi. Chloe! Queen Bee? A quanto pare non c'è. Andiamo! Che cos'è quello? È il morso di un insetto! È impossibile! Può usare il suo potere speciale una sola volta, come il mio Lucky Charm! Dovrebbe essersi ritrasformata! Chat Noir, attento! Il vostro regno è finito, Ladybug e Chat Noir! Non mi importa nemmeno se non mi darete i vostri Miraculous, le mie vespe vi paralizzeranno e così ve li prenderò da sola! Bel lavoro, Queen Wasp! Tu sei veramente eccezionale, lo sapevo! Vespe? Veleno! Scappa! Papillon deve averla akumizzata mentre era ancora Queen Bee! Scommetto che la Kuma si trova nel suo Miraculous! Potrebbe essere, ma i Miraculous sono indistruttibili. Ci servirà il tuo cataclisma per liberare la Kuma. Sai, sono tutto tuo, Milady. Dobbiamo solo capire come catturarla senza usare l'insetticida. Una coccinella non ha nessuna possibilità contro la regina delle vespe! Allora chi è eccezionale adesso? Loro o io? Per ottenere la vittoria totale devi prendere i Miraculous, Queen Wasp! Mi stavo solo divertendo un po', Papillon, prima di lanciare la puntura finale! Potete sfuggire alle mie vespe! Portatemi Ladybug e Chat Noir! Aggregazione! Credi che io sia un pesce gatto? Non lo so, ma so che dovremmo farci venire in mente un altro piano. Benvenuti nel mio rifugio segreto, sarò anche un supereroe, ma sono felice di condividere la mia vita elettrizzante con i miei fan. Oggi la mia amica Ladybug è venuta per chiedermi un consiglio. Ammiro Queen Bee moltissimo, mi ha mostrato che cosa significa essere un supereroe e risolve sempre i guai nei quali io e Chat Noir ci cacciamo. Oh, per favore, faresti lo stesso per me? Ma dai, tu non ti cacci mai nei guai. Hai ragione.
Ehi, quella non è Ladybug, sei tu, Chloe! Certo che è la vera Ladybug! Ma Chloe, potresti dirmi perché hai scelto di svolgere un compito su te stessa? Voglio dire, su Queen Bee? Beh, il nostro compito era scegliere una persona importante nella storia francese e io ho realmente salvato la Francia, lo dice anche Ladybug! Quindi ci rende davvero più forti. Lei è veramente miracolosa. Chloe, è talmente ovvio che quella sei tu travestita da Ladybug. Non ti sei nemmeno fatta lo stesso colore di capelli. Ah, è lei che si è tinta i capelli biondi per somigliare a me? Siete tutti una massa di mediocri. Tranne te, Adrian caro, non meritate di vedere il resto del mio documentario. Oh, che peccato. Vista ridere con tutti gli altri! Sei licenziata! Ho tradito la mia migliore amica! Sabrina, come facevi a non ridere? Questa storia del supereroe le ha dato completamente alla testa! Sei stata tu a paralizzare il conducente, non è così? Hai usato il tuo potere per creare questa situazione! Non è stata lei l'eroe! Gli eroi sono stati Chat Noir e Ladybug! Ha avuto i superpoteri per tipo 5 minuti e ha del tutto perso il controllo! Noi non meritiamo di vedere il tuo documentario, ma tu non meriti di essere chiamata supereroe! La pagherai per i tuoi commenti insolenti, tu Pencen! Calmatevi ora, ragazzi! Questo è ridicolo! Chloe, la lezione non è finita! Siete tutti ridicoli! Assolutamente ridicoli! Oh, è incredibile! Non cambierà mai! In virtù del potere conferitomi, io vi dichiaro marito e moglie! Perfetto, siete sposati e ora fuori! Che diavolo sta succedendo, tesoruccio? Esigo che tu chiuda la scuola per sempre! E io voglio che allontani Marinette Dupin-Chen da Parigi! Quel mostro ha offeso la tua bambina! A causa sua la classe è contro di me! Devono pagare tutti! Ma io non posso! Insomma, potrei chiudere la scuola per qualche giorno, una settimana al massimo! Non basta! Devi chiuderla per sempre! Ma è impossibile! Io ti voglio bene, Chloe, però questa volta mi chiedi troppo! Sono solo il sindaco! Esattamente! A che cosa serve allora quella fascia se non puoi usare il potere? È ridicolo! Assolutamente ridicolo! Sei sempre stata più brava dei tuoi compagni, forse dovresti cambiare scuola! Cambiare scuola? Oh, lascia stare, dobbiamo cambiare città! Questo dobbiamo fare! Andremo a New York! Maledictor, io sono Papillon. Tua moglie e tua figlia dicono che sei debole e inutile. Beh, io ti darò il potere assoluto. Qualsiasi cosa dichiarerai si realizzerà. In virtù del potere conferito mi vincerò come Maledictor. Ehi, voi mediocri! Sto andando a New York con mia madre. Vi lascio tutti nella vostra piccola scuola patetica e nella vostra patetica città. Chloe se ne va! Per sempre! Sembra così? Sì! Sì! Senza Chloe nei paraggi, finalmente a Parigi ci saranno meno sentimenti negativi! E anche meno acumizzazioni! Ehi! Che sta succedendo? Che cosa si festeggia? Chloe se n'è andata! Si trasferisce a New York! Hm? Chloe se n'è andata! Per sempre! Sì! Non è fantastico? No, io credo che sia terribile. Come potete festeggiare una cosa del genere? Ma Chloe si comporta da bambina viziata con tutti. Tanto era una persona inutile. No, nessuno è inutile. Nemmeno Chloe. Quando ero piccolo e non potevo uscire, era l'unica amica che avevo. Oh, accidenti. Se n'è andata arrabbiata e infelice. Non posso festeggiare. Mi dispiace tanto, Adrian. In virtù del potere conferitomi, vi ordino di atterrare! Questo non è l'aeroporto, ma che cosa significa? Chloe, figlia mia, tu non partirai per New York! Papà! Ho il potere di chiudere la scuola e allontanare quegli studenti antipatici che sono stati cattivi con te! Vieni con me! Davvero? Ma è fantastico!
simpatico. André, farti accumizzare come tutti gli altri abitanti di questa città non fa di te un padre trendy o alla moda. Infatti... In virtù del potere conferito vi dichiaro che tu mi sarai devota e che resterai a Parigi con me, Chloe. Oh sì, mio caro maritino, sono felicissima di restare qui. Proprio quando pensavo che le cose andassero bene. Come si tirerebbe fuori Ladybug da questa situazione ridicola? Brava, Chloe! Adesso devi solo... ma che puzza! Andiamo, sei un eroe! Puoi farcela! Chloe, tesoro, perché non vieni... Dove è andata? Non preoccuparti, sono sicura che la troveremo. Maledictor, se vuoi trovare tua figlia devi prima scatenare il caos a Parigi. Inizia dalla scuola, lei tornerà di sua spontanea volontà. Buona idea, mostriamo a quei piccoli selvaggi che cosa si meritano per aver mancato di rispetto a mia figlia. Andiamo, solo perché Adrian è triste non vuol dire che debba esserlo anche tu. Sì, ma penso di essere stata un po' dura con lei prima. E se Adrian avesse ragione e Chloe non fosse solo una viziata...